Schievano, ricercatore del gruppo Ricicla dell'Università degli Studi di Milano. Parliamo di mini biogas e produzione di biogas a livello domestico. La digestione anaerobica che permette la produzione di biogas è un processo naturale, un processo spontaneo e che quindi possiamo applicare in maniera molto semplice utilizzando tecnologie low cost, applicando su piccola scala ciò che normalmente conosciamo in Europa come una tecnologia applicata su grande scala, su scala di aziende agricole di una certa dimensione o addirittura su scala industriale. Queste applicazioni esistono tradizionalmente in paesi in via di sviluppo come l'India, la Thailandia e negli ultimi anni anche molto in America Latina. Diciamo i cosiddetti mini impianti o micro impianti a scala domestica sono tendenzialmente costruiti con materiali poveri, mattoni, lamiera, piuttosto che utilizzando in alcune applicazioni anche fogli di PVC. Noi come gruppo Ricicla dell'Università di Milano negli ultimi 3 anni abbiamo portato avanti un progetto di cooperazione allo sviluppo con la Guinea-Bissau, un paese dell'Africa occidentale, e abbiamo sviluppato un'applicazione di mini biogas, quindi abbiamo costruito un prototipo qui in Italia per poi sostanzialmente applicare i risultati di questa sperimentazione qui da noi appunto all'interno di questo progetto di cooperazione in particolare in Guinea-Bissau. Il risultato appunto della prototipazione porterà probabilmente allo sviluppo di un brevetto open source, che è una forma di pubblicazione aperta che mettono a disposizione le Nazioni Unite. Questo prototipo è stato applicato in una piccola realtà agricola nei pressi di Milano e ha appunto permesso la sperimentazione e quindi anche una serie di prove sulla facilità di utilizzo e sulle performance appunto di produzione sia da una parte di biogas sia nell'utilizzo poi agronomico del digestato. Una seconda prototipazione è stata portata avanti invece all'interno di un progetto col Comune di Milano, in particolare nella giornata di cascine aperte presso la cascina Sant'Ambrogio, in cui è stato presentato appunto questa seconda tipologia ancora più low cost e low tech, e che utilizza semplicemente dei bidoni di plastica riutilizzati per appunto la costruzione di un prototipo molto semplice e di utilizzo molto banale. Attualmente il gruppo Ricicla sta studiando una serie di applicazioni in scala micro o mini che possano essere in realtà applicati anche a realtà piccole o domestiche qui, diciamo, in Europa, quindi soluzioni intermedie tra il low cost e invece una tecnologia che permetta l'automazione e che quindi permetta appunto di applicarlo a, per esempio, realtà agrituristiche, piccole aziende agricole, piccolissimi allevamenti o addirittura a case private. Soluzioni che possano permettere la produzione locale di biogas che aiuti a sostanzialmente abbattere i costi di utilizzo energetico locale, sia per il riscaldamento delle case, sia per utilizzi di illuminazione o addirittura per produzioni elettriche.